E quindi adesso mi dedicate per questo. Ti pare poco. E allora a questo punto sentiamo la voce di DC, ma insomma la voce di Claudio Lombardi, la voce ufficiale. No, di DC è una cucina di idee, quindi ognuno ha la propria testa, io ragiono così, anche perché se mi è consentito adesso una breve digressione, ma poi entrerò subito riprendendo le considerazioni. Io di Alfredo Serrai ho un lontano ricordo, ma semplicemente perché sono entrato tardi nella professione e le persone che mi erano vicine, tra cui la mia fidanzata, parlavano molto di Alfredo Serrai, dei suoi libri. Io sentivo, facevo filosofia, quindi non consideravo molto, devo dire, la biblioteconomia, e non avrei mai pensato che, diciamo, alla mia età poi avessi incontrato Alfredo Serrai e, come dire, condividessimo spesso occasioni di discussione. E avete sentito, io trovo che non riuscivo più a discutere con qualcuno, non so, di Heidegger ad esempio, di qualcuno, e con lui si riesce, perché ha mantenuto una, la cosa che ci contraddistingue, la curiosità e il desiderio di conoscere, sapendo che quello che conosciamo in realtà va messo poi in discussione, va oltrepassato, come direbbe qualcuno. E per questo la prospettiva da dove lui parte è molto diversa da quella, diciamo, che si trova nel libro di Gorman, il quale Gorman su questi temi scrive da molti anni, scrive dal 2000. La prima edizione di questo volume, che poi è stata anch'essa tradotta da del professor Guerrini con la traduzione I nostri valori. Questo è un volume del 2015, che è questo, tradotto poi pochi anni dopo sempre da Guerrini. E il sottotitolo, il complemento del titolo, in realtà non è soltanto un mondo in trasformazione, ma è un mondo, potremmo dire, in trasformazione perenne, in an ever-changing world. E questo è il presupposto da cui parte, cioè noi in realtà, ed è un punto sul quale noi possiamo da bibliotecari leggerlo, una delle prospettive, cioè un mondo che cambia da un giorno all'altro, diciamo così, che quindi ci costringe a mettere in discussione, ma in discussione seria, quelle proprio che a volte conducono anche, come dire, all'età. Perché in fondo Gorman fa questo. Chi ha letto Gorman, il Gorman anni 70 ad esempio, metà anni 70, lui ha scritto delle cose molto belle sui cataloghi e sull'uso dell'automazione nei cataloghi, e non ci si aspetterebbe da Gorman 40 anni dopo, no, questo tipo di evoluzione, però è appunto il mondo e noi stessi siamo in continua trasformazione. Ora, come leggiamo questo libro? Un libro di etica? No, se lo leggiamo così è molto debole, perché dell'etica, o se volete, come la intende la filosofia morale, qui mancano molte presupposti, manca ad esempio una parte sulla giustificazione, cioè alla domanda perché faccio questo, perché è bene, lo ritengo bene, lui non risponde in queste cose, cioè presenta questi valori quasi come un credo. Perché? Perché non si sta muovendo sul terreno dell'etica, almeno degli sviluppi della filosofia morale contemporanea, né si pone il problema del pluralismo, diciamo, che invece in etica, cioè il fatto che uno abbia delle preferenze e altri no. Si muove sul piano dell'etica professionale, che è un'altra cosa, è quella che i tedeschi chiamano Berufsethik. E che cosa
Veruf, qui ci sono, c'è Max Weber che ha scritto diverse cose su questo, è diciamo la professione, ma c'è dentro anche, come dire, la vocazione per certi aspetti. Se riduciamo il discorso a questi ambiti, quindi dell'etica professionale, molti dei problemi che si avrebbero per questioni etiche sono ridotti. Una di queste è il pluralismo, anche se Goffman nella sua riflessioni nel presentare questi, che dopo vedremo brevemente, questi valori che lui individua, questi occupa, ne aggiunge un in più che è definito il bene superiore nella traduzione italiana, perché ci rende conto che questi valori potrebbero essere aggrappati a qualcosa. Cos'è questo bene superiore? Potrebbe essere la condotta disinteressata che il bibliotecario deve avere, cioè operare per conto in nome di ideali che sono comunitari, che sono sociali, che sono di progresso comune, eccetera, eccetera. Letto dal punto di vista quindi dell'etica professionale, qui rimanda ovviamente a un dibattito che è molto presente non solo nella professione, non è solo Gorman che scrive di queste cose, ce ne sono anche altri, e rimanda anche alle associazioni professionali che hanno prodotto i codici etici. Qualcuno, in particolare i tedeschi, hanno analizzato questi codici per vedere quali sono i valori, perché ognuno naturalmente vede le cose dal proprio contesto. Gorman è inevitabilmente è inglese, ma la sua carriera professionale, a parte la parentesi alla British Library, si è svolta in gran parte nelle biblioteche universitarie americane, quindi è un contesto molto diverso dal nostro e anche diverso dalle biblioteche pubbliche, anche se per un bibliotecario nordamericano la biblioteca pubblica è naturalmente un punto che conosce, anche la comunità conosce, pensate a quanti film, non so, parlano di, o hanno protagonista la biblioteca, un bibliotecario, eccetera, eccetera. Cioè la biblioteca è un'istituzione, cosa che non lo è da noi, nonostante i tentativi che richiamava appunto il professor Serrai di importare quel modello. Perché il contesto è molto, molto diverso, anche il contesto, come dire, socio-politico. Allora, visto con questa angolazione anche la prospettiva di Gorman, è evidente che a fronte, come ha anche scritto Alex Byrne, altro collega invitato dal professor Guerrini a tenere una lezione magistrale a Firenze, se nel campo delle biblioteche ci può vedere una certa pluralità, per contraltare c'è questa ricerca di valori fondamentali. Ora, una ricercatrice tedesca che si chiama Julia Spenke si è dilettata in un'operazione, devo dire, assai noiosa, a comparare codici e anche letture di questi volumi dedicati all'etica professionale, e ha enucleato alcuni come dire, valori che si ritrovano in diversi autori. Ad esempio, una di queste parole che si ritrova spesso è la democrazia. Stiamo parlando di etica professionale, non di etica, lo vedete anche dall'elenco, perché democrazia viene messo insieme ad esempio a quella che nella traduzione chiamata capacità di gestione, quindi sono due cose estremamente diverse che potremmo anche tradurre con professionalità, diciamo così, meglio forse. Capite, sono cose molto diverse, ma ci stiamo muovendo, ripeto, su un terreno che non è quello dell'etica, ma dell'etica professionale, dove i pesi sono un po' diversi. Ora pensate democrazia. Qui, per il Gorman inglese o nordamericano, c'è dietro l'idea che la biblioteca serva a creare un cittadino informato,
e il cittadino informato è un valore per la democrazia perché fa scelte consapevoli. Questa concezione in Italia può essere stata, come dire, importata, ma è lontanissima dal nostro modo di pensare. Non è stata, come dire, analizzata a sufficienza. Forse, a mio avviso, l'hanno fatto meglio alcuni francesi che hanno studiato il nostro paese. Ma noi abbiamo avuto la parentesi del fascismo che si è trasportata per lunghi passi della prima cosiddetta nostra prima repubblica ed è arrivata fino alla caduta, diciamo così, del muro di Berlino, che ha portato anche da noi, se ci pensate, l'alternanza. Cioè quei paesi erano abituati all'alternanza: oggi c'è chi governa uno, domani governa un altro. Noi per tantissimi anni questa situazione non l'abbiamo avuto, quindi potevamo importare questi tipi di modelli, posto che e questo modello è l'idea che la biblioteca sia funzionale a quel modello, rimanendo su questo piano di discorso. Come vedete, stiamo parlando naturalmente di realtà molto diverse, ma che meriterebbero una riflessione. Perché anche nel nostro paese si parla oggi, la biblioteca è aggettivata in tanti modi. Se noi guardiamo ai congressi che annualmente si celebrano alle stelline, se guardiamo tanta letteratura professionale, voi trovate tanti aggettivi per la biblioteca: plurale, partecipata, ormai forse la fantasia. Questi modelli però, secondo me, nascondono una crisi. Adesso il professor Serrai è ancora più la crisi della biblioteca. Io mi limito al punto di vista della, anche rimanendo sul punto di vista della biblioteca, chiamiamola pubblica o come comunemente intesa, secondo me c'è una crisi che si traduce, c'è una crisi profonda perché il contesto che sta attorno è profondamente cambiato. Pensate anche a democrazia. Ora qui si potrebbero citare tanti autori che stanno nelle biblioteche, ve ne cito due: Rosan Vallon e Bernard Manin. Hanno scritto uno La controdemocrazia, che non vive contro, l'altro ha studiato il sistema rappresentativo. Hanno studiato le evoluzioni e hanno parlato già 15 anni fa di fenomeni che adesso stanno accadendo. Quando Bernard Manin parla di democrazia del pubblico, intende una evoluzione del sistema rappresentativo per cui il cittadino non è più tanto elettore ma controllore. Tende a scavalcare i corpi intermedi, sia i partiti, eccetera, e guardate, a usare le reti per riproporre la democrazia diretta, in qualche modo, con tutti i dilemmi che questo può avere. Naturalmente sono autori che, secondo lo spirito di Serrai, non stanno dando tanto giudizi di valore, stanno studiando i fenomeni che sono visibili. Ma la democrazia è cambiata, così come è cambiato il valore che si dà alla competenza. Adesso c'è un libro noto che si chiama L'era dell'incompetenza. Biblioteche che hanno questo compito, come si possono trovare in un contesto, no, in cui la democrazia sta andando verso una cosa molto diversa da come non si immaginava, poi potrebbe cambiare, in cui la competenza non è, in cui si pensa che anche il sapere possa essere partecipato, il sapere professionale, attenzione, non, per cui non so, bibliotecari hanno immaginato che alla soggettazione possa concorrere anche il pubblico. TAG, foxonomie, eccetera, eccetera. Tutte cose che, se ci pensate bene, forse accedono a un trend, a un mainstream contemporaneo, ma mettono in crisi una visione della biblioteca. Perché se poi noi andiamo a guardare i profili adesso professionali del bibliotecario e pensiamo che debbano essere in un certo modo, ma al tempo stesso ammettiamo che si possa fare
fare certe cose, diciamo, in modo comunitario, e sto parlando del sapere professionale, qualcosa nel nostro mondo c'è che non va. Dico questo perché recentemente ho visto i profili professionali. Premessa: il codice dei beni culturali si occupa anche delle professioni, con un comma emendato parla di restauratore e bibliotecario. In attuazione di questo, il Ministero di recente ha in corso di approvazione un decreto che istituisce un elenco di bibliotecari che il Ministero ospiterà, diciamo così, nel proprio sito. Elenco che non ha un valore, diciamo, di corporazione, di altro, ma un elenco. E le tre qualifiche sono, in ottemperanza ai canoni europei, EQF 8, EQF 7 e EQF 6, non ci dia come nel nostro 6, 7, 8. Io ho guardato già il profilo immaginato che, diciamo, è scadente sia da un punto di vista della biblioteca che prima richiamava, delle vere biblioteche come le ha definite Serrai, sia se lo guardiamo dal punto di vista di una biblioteca, diciamo, comunale. Ma la cosa impressionante è che si trova in quasi tutti, tra le conoscenze, elementi di bibliografia, fondamenti di biblioteconomia. Voi pensate che questa cosa abbia un senso? Cioè, pensate che il bibliotecario possa essere davvero una professione se è tenuto a conoscere elementi di biblioteconomia o di bibliografia oltre altre cose? A un medico noi chiamiamo elementi di anatomia. Capite? Ora, quindi, quando noi leggiamo Gorman, ma leggiamo, in realtà, vedete, dietro c'è individuazione di valori per i bibliotecari, ma c'è anche poi un'indicazione alla comunità o alla società di che cosa dovrebbe essere il bibliotecario. Cioè, la comunità professionale dice: attenzione, io questo. È da questo punto di vista che voi potete leggere questo, sempre con spirito critico, traslandolo nella nostra contesto, sapendo naturalmente e ponendovi queste domande. Io sto facendo degli esempi, non sto dando. Stessa cosa, vedete, tra le cose comuni, oltre a questa parola democrazia, c'è l'attenzione alle questioni sociali, ad esempio, che si traduce in quella delicata, anche nel nostro paese, questione dell'equità, come la chiama, di accesso alla biblioteca, alla conoscenza che essa dovrebbe ospitare. Questo è un tema delicatissimo. Lo è negli Stati Uniti. Gorman ha presente soprattutto dopo l'attentato alle Torri Gemelle, naturalmente, il controllo, perché anche le biblioteche, se ricorderete, erano finite sotto il controllo pesante dei servizi segreti. Perché? E da quello che leggi cercavano di individuare potenziali terroristi. Da noi ancora non siamo a questi livelli, però sono all'ordine del giorno testimonianze, fatti riguardanti la censura. Può essere censure, da noi sembriamo più che la parte, diciamo, di questo tipo, posso dire latamente politica, gli italiani sono ancora ossessionati probabilmente dal sesso. Quindi molte censure riguardano, anche per le letture dei piccoli, la questione delle coppie, come dire, arcobaleno, ma sono arrivate con i sindaci in persona che hanno chiesto di non comprare questo o quell'altro. Testimonianza che è in crisi la biblioteca, anche pubblica, da noi. Questo è un altro tema che potete, su cui si può giocare, diciamo,
la, un'efficace comparazione. Andando a vedere nel, così velocemente quali sono i valori di Gorman, lui mette come primo la capacità di gestione, che in italiano si capisce di meno, potrebbe essere professionalità, ma è il modo tipico del bibliotecario di gestire la biblioteca, di gestirla naturalmente con capacità, con secondo i canoni della professione, e il servizio. Biblioteche si connotano per il servizio, questo è un richiamo che è utile anche per noi. Se pensiamo alla comunità SBN, ad esempio, questa parte qui non è mai stata adeguatamente valorizzata. Ma usa anche una parola che è razionalità. E qui anche questa non si capisce, cioè tradotta da noi, qui il discorso diventa molto più ampio e posso dare solo un indirizzo di lettura. Leggendoli io ho ricavato una sensazione che qua e là compare, Gorman ha in mente una funzione, chiamiamola illuminista della vita, cioè una biblioteca che emancipa l'uomo, ritenuto creatura razionale, quindi gli dà gli strumenti per esercitare queste qualità. Questo è esattamente ciò che Habermas, in un famoso scritto del 1980, ha chiamato progetto incompiuto della modernità. A chi si riferiva lui? A tutta la cultura postmoderna, cui adesso trovate una lunga sequela, quando c'è anche post-verità, diciamo, tutta la cultura postmoderna naturalmente ha messo in crisi questo paradigma, o ha cercato, quindi le grandi narrazioni razionali, quindi l'idea del progresso e dell'emancipazione, eccetera, eccetera. Nel rispondere a queste critiche, Habermas si definisce non è un fallimento, è un progetto incompiuto. Bene. Gorman si colloca dentro questa, secondo me, dentro questo contesto, a fronte di un mondo che, pensate, la biblioteconomia americana è andato oltre il post, perché cose che poi lui nemmeno velatamente dice chiaramente, anzi, lui ha in mente due filoni, uno che chiama Taylorismo, ed è forse sbagliato, si potrebbe come termine managerialismo, cioè ha in mente la biblioteconomia che si dedica quasi esclusivamente a ragionare di cifre, di management, di costi, costi benefici, eccetera, eccetera, e dall'altra quella che è chiamata dal professor Terrai i tecnologi, diciamo così. Queste due scuole si sono poi arricchite. Un altro che cita è David Lenz, quindi la biblioteconomia intesa secondo l'ultimo dei guru americani, e quindi la partecipazione, la biblioteca che sta, dove stanno le questioni sociali, eccetera, eccetera, che non è un'idea nuova, attenzione. Se voi la traducete nel nostro contesto e andate a leggere, non so, La biblioteca difficile, un libro di molti anni fa della bibliografica, parla di alcune esperienze del milanese post-68 dove questa parte esiste, con altri linguaggi, con altri paradigmi culturali, ma tutta questa parte qui è. Quindi i due filoni più questo di Lenz, Gorman li enuclea, li individua e li ritiene, come dire, responsabili al di fuori di questo perimetro, diciamo quello che preme su quel perimetro che potremmo chiamare progetto incompiuto della modernità. Questo naturalmente
ci dà alcune, sicuramente ci mette a disposizione del materiale su cui riflettere. Non per avere riflessioni conclusive, ma noi siamo in un momento in cui la riflessione è necessaria, anche su questi temi. E senza banalizzazioni e senza anche qui, come dire, luoghi comuni. Qui davvero bisogna che i bibliotecari tirino fuori il meglio di se stessi, ricordando anche se stessi qual è la professione, perché se non l'abbiamo chiara noi stessi, non la potrebbe avere chiara nemmeno, non potremmo nemmeno rappresentarla nei confronti della società, questo è sicuramente uno dei casi. Quindi, questo libro di Gorman suscita tante riflessioni su ciascuno dei valori fondamentali che richiama. E ripeto, può definirli fondamentali perché si muove nel contesto dell'etica professionale che ha bisogno di più che del pluralismo e della riflessione, ha bisogno di alcuni paletti. Questi li possiamo misurare con l'attività di tutti i giorni. Equità di accesso alla conoscenza e all'informazione, come la chiama. Non cita la gratuità, ma le nostre biblioteche consentono, in condizioni di equità e di gratuità, l'accesso, grosso modo. La libertà intellettuale, questa è un'altra delle, ed è forse questa una delle cose più, come dire, affascinanti legata anche alla nostra professione. Non dobbiamo essere servi. Il pensiero critico deve essere l'essenza della nostra professione. Questo più di ogni altra. Ecco, su questo, pur nella diversità dei contesti, il libro di Gorman qualche riflessione ce la può fare. Io ricordo anche che poi molti dei temi sono, per coloro che frequentano e hanno anche la vita nell'Associazione Italiana Biblioteche o conoscono, ci sono dei temi che sono di attualità e che saranno parte dell'attività anche del 2019, come ho detto, la censura, tutta la questione della privacy e così via. Quindi, nonostante i limiti, non è un libro di etica, quindi non va letto così, la diversità dei contesti, il fatto che ci sia molto di Gorman, cioè quella che il professor Ferrai ha chiamato la sua palinodia, perché è evidente che molte cose, è come lui è classe 41 se non sbaglio, quindi sta riguardando la propria vita professionale e sta tracciando anche dei bilanci intellettuali in qualche modo. Nonostante questo, secondo me, è un libro che ci consente di riflettere, ma di riflettere se teniamo presente che di andare oltre il luogo comune e di evitare le banalità. Questo, allora potremo trarre dei vantaggi. Bravo, come un collettore che così analizza con cura, con attenzione gli spunti e i suggerimenti. Sulla strada delle biblioteche italiane c'è un grosso macigno che abbiamo dimenticato tutti e due di citare, ed è il cosiddetto bene culturale. Oh, ecco, è fortuna perché andiamo la notte. Ecco, perché quello io lo so da quando è stato istituito e chi l'ha istituito. Fatto diventare il libro un soggetto quasi di magistratura, insomma, quello è il contrario un po' dell'idea che dicevi tu di censura, no? Di libertà, di bene culturale, non so cosa sia, ma sembra bloccare, che ad esempio le nostre biblioteche, almeno quella che erano alcune delle mie,
attraverso i quali sono passato. Non lo so, forse ora ci abbiamo la direttrice lì dove è nascosta lì dietro. Ecco. Che potrebbe informarci meglio. Ma il catalogo degli incunaboli e dei manoscritti degli incunaboli è separato da quelli che stampati? In archiginnasio? Sì. Chiedo. No, gli incunaboli sono... A parte? No, no, sono nel catalogo. Nel Frati Sorbelli ci sono anche gli incunaboli. Sono nel catalogo generale? Sì, sì. Evviva, questo è già un segno di democrazia. In caso di te sarà vietato, perché qualcuno non doveva per caso cadere lì. C'erano dei studenti, cercavano Giulio Cesare, non trovavano le edizioni incunabolistiche. Le urla. No, avete sbagliato catalogo. Per dire, ecco alcune delle forme di... irreginettazione cretina. Altra volta insieme, bene, un passo avanti. Sarà stato Sorbelli forse. Anche Frati. Anche Frati, sì. Sì. Anche Frati, sì, quindi Bologna illuminata dal punto di vista. Roma, vabbè, non parliamo della Vaticana, la Vaticana ma è una biblioteca speciale da sé. Non è una biblioteca, ma come le biblioteche rubate, sequestrate, fatte donate anche donate, non vediamo sempre donate. Sì, ma donate con la clausola di donarle alla Vaticana il punto di morte, capito? Baberi la sapeva lunga su questo aspetto. I Baberi avevano un atteggiamento anticlericale, no? Piuttosto rigido, sensibile a questi aspetti. Viveva ancora il contrasto tra Stato e Chiesa, era ancora un uomo un po' della precedente Unità d'Italia. Vabbè, mi pare che per fortuna il dottor Nobloni... No, ma io ho parlato a braccio. No, a braccio molto bene, molto attentamente, con cura. Maniera scolastica più precisa, non questo voglio, non intendo diminuire la problematicità. Andiamo nel libro. Già, infatti. Forse qualcuno del pubblico. Infatti volevo chiedere se c'era qualcuno che voleva intervenire così per opinioni. Con la massima libertà. Dai. Vuole il microfono? O se no, come volete, se no parlo un po'. Grazie. No, naturalmente una cosa piccola, banale, ma con la quale mi scontro appunto nella quotidianità della gestione di queste biblioteche comunali o biblioteche pubbliche. Informazione generale, non so, appunto, è bene riflettere sulle aggettivazioni. È un po', ecco, il passaggio generazionale, quindi mi interessa, insomma, magari leggerò anch'io qualche cosa di ebook o nel libro di carta, dipende quello che trovo, le cose appunto che soprattutto Claudio, ma anche il professor Serrai ha sottolineato, cioè in questo passaggio generazionale fra i bibliotecari, ormai, come dire, noi stiamo passando il testimone, io forse riuscirò a vedere, spero, il prossimo anno un bel concorso in cui magari ne assumeremo più di 20. Ecco, quindi adesso davvero queste riflessioni che Claudio faceva sull'etica professionale e comprendente anche la vocazione, mi ha colpito questa cosa, so, è molto importante, bisogna che ci pensiamo bene, perché davvero io constato, guardando anche banalmente, adesso siamo nel periodo dell'anno in cui stiamo controllando i dati statistici dell'anno precedente, come è andato, eccetera, e vedo proprio la differenza
di numeri di persone entrate in alcune biblioteche di più, sono aumentati, in altre sono calati, e non riesco a non vedere il collegamento con appunto la stanchezza dei bibliotecari già un po' age, diciamo. C'è proprio bisogno di una nuova generazione, ma di una nuova generazione che ci creda in questa professione. Perché invece così, casualmente ieri siamo andati a un'inaugurazione di una mostra a Modena, su Formigini, e mi ha molto colpito, c'erano due giovani bibliotecarie che sembrava che non avessero proprio voglia di mostrarci e illustrarci la sezione della mostra che loro avevano curato. Cioè io ai miei tempi, come dire, avevo la bava alla bocca se potevo appunto portare in giro qualcuno a raccontargli la mia biblioteca o la mostra che avevo curato o della quale mi ero occupata insieme ai miei colleghi. Per cui ecco, forse come Albe, non lo so, insomma, che cosa, dobbiamo veramente interrogarci. Io, se sarò nella commissione che sceglierà i nuovi bibliotecari del Comune di Bologna, forse appunto più che gli elementi di biblioteconomia o bibliografia dovrò sondare in queste persone altro che, come diceva il professore, anche vedere appunto la cultura di queste persone intesa appunto in senso lato, che cosa hanno in quella testa sostanzialmente, perché poi appunto, perché un servizio sia un servizio di qualità, insomma, deve essere appunto fatto da queste persone tutti i giorni, dal momento in cui la biblioteca apre alla sera quando chiude, che sappiamo è un impegno, perché naturalmente affrontare un pubblico, soprattutto appunto nelle biblioteche comunali, indifferenziato, devi avere un ventaglio di competenze non banale, insomma. Quindi volevo così portare all'attenzione questo punto. Un concorso di 20 per 20 persone? No, a dire la verità sarebbero 25. Ah, beh, però non lo so perché ci stiamo lavorando da tempo e l'ufficio personale non riesce a imbastire, però io ci provo, non mi arrendo. Al congresso ID c'era la direttrice generale per le biblioteche del Ministero che annunciò che, sentita la ministra, buongiorno, sì, 5.000 se ne sarebbero assunti, però non vedo, invece forse il Comune di Bologna riesce a 25, è una cifra significativa, ma dice un dato serio, che evidentemente il ginnasio e il sistema biblioteche è arrivato proprio allo stremo, perché se no i concorsi vengono fatti, diciamo, regolarmente ogni tot pensionamenti, invece quando si fanno questi vuol dire che il blocco del turnover per anni ha abbiamo usato le cooperative, il 63% del mio bilancio. No, questo certo, però paga le cooperative. Questo lo so, che vengono usate le cooperative, ma si danno opportunità ovviamente anche a coloro che nelle cooperative lavorano e coloro che poi si sono formati, perché a differenza anche della mia generazione, dove non c'era ancora la facoltà di beni culturali, quindi nel mestiere non si entrava, diciamo così, per vocazione, almeno io non sono entrato per vocazione, sono entrato per ragioni sentimentali, diciamo, e quindi per tutt'altre cose. Adesso le presenze di facoltà, no? Forse, se vengono scelte, diciamo, forse si può lavorare anche su questa vocazione, questa, diciamo, passione per gli istituti, le biblioteche, gli archivi, i musei, quello che è. Ed è un dato probabilmente positivo da questo punto di vista.
certamente rimane quello che diceva il professor Serrai, in particolare nel nostro mondo, dove la qualità degli studi deve entrare in biblioteca, ma anche in un museo, ma anche in un archivio, richiede anche conoscenze del contesto culturale, diciamo, richiede delle competenze di base, oltre alle conoscenze professionali, che bisogna avere unitamente ad alcune qualità individuali, come la curiosità, no? Individuale, lo spirito critico, eccetera, perché altrimenti la professione non produce futuro. E lavorare adesso nella pubblica amministrazione, per come è fatta, avere delle solidità, diciamo così, da questo punto di vista aiuta. Adesso da noi c'è in tutta l'amministrazione una forma, chiamiamola così, di neo-weberismo, cioè di ampliamento della sfera burocratica che prevale su molte altre attività, di una visione burocratico-gerarchica, diciamo così, in molti contesti, che non è appropriata per servizi come quelli descritti da Gorman, diciamo, al servizio della comunità. Noi spesso siamo costretti più agli adempimenti che al servizio alla comunità. E questa parte qui ha raggiunto il parossismo, non può continuare in queste dimensioni, perché altrimenti proprio la comunità, o come si diceva un tempo, la società civile, ci licenzia, nel senso che le tasse vengono pagate per erogare dei servizi. Benissimo gli adempimenti, no? Però non possono essere la parte prevalente del lavoro. Quindi noi abbiamo strutture anche culturali in cui una parte prevalente è burocrazia. Questo. Ora, se si hanno solidità, diciamo così, etiche e culturali, c'è qualche speranza di invertire un po' questo trend, diciamo. Ma giovani che abbiano la passione, ci sono, anche la passione per le biblioteche, che ha la passione per lo studio incessante, per la curiosità instancabile, è questa che manca. Ci sono tanti colleghi, sia da che leggono la mattina il giornale, parlano stato di promozioni, non studiano più, colleghi penso bibliotecari. Il bibliotecario è una specie, è una pianta rara che va coltivata e lasciata prosperare nel suo ambiente, con molte che accade cadendo giù dalla scala, che c'è una statistica in questo rigorosa. Il bibliotecario sono di molti cadendo giù dalla scala per andare a prendere i libri. Ora, quelle scale non ci sale più nessuno. Infatti il Casante ha dovuto chiamare i pompieri per prendere i libri in alto, perché i sindacati sono opposti di mettere a repentaglio la vita degli impiegati. Vabbè, questi sono però aspetti di buffi. Ma il bibliotecario, gli altri dirigenti, ecco, diventano sempre più pignoli e fastidiosi, ma non studiano più. Chi studia più? I bancari studiano, gli altri impiegati studiano, no, studiano. Il bibliotecario deve studiare sempre, ma non è che deve farlo perché è obbligato a farlo, ma perché non può fare altrimenti, perché è circondato da questa muraglia di scritti che vengono da secoli e secoli indietro. Devono impressionarlo, devono incutergli una specie di timore sacro. Come si diceva, la biblioteca, come? Granai, che volevi dire? Non lo so, anche ti riferisco. Animi. Medica officina, anime medica officina. Medicine, no? Animi. Sì. Perché poi c'è gli animi, da qualche parte trovi animi, da qualche parte animi. Sì, che sono gli ebrei. Esatto.
C'è quella bella scritta che abbiamo visto stasera alla biblioteca universitaria, che già ho dimenticato. Filippo Massimo. C'è sopra la porta, sulla sì, la chitarra. Ampliamenti, la porta. Ampliamenti Massimo. Amplificatore. No. Sopra la porta della biblioteca universitaria. Ecco, che c'è scritto? Sì. Ma forse il professore parlava di psichiatria. Del portale, l'ingresso. No, no, sì, no, dentro, no. Dentro, sì, dentro. No, no, poi il portale, la porta principale, l'ingresso. Sì. Salite in sale, il portale dopo l'ingresso del salone. Sì, allora amplificatore massimo. Amplificatori? Amplificatori massimo. Amplificatori massimo, che secondo me è Dio. Ossia entrando lì si incontra Dio che aumenta le nostre conoscenze, amplificatore, amplificato, il massimo, non può essere Dio, ma non può essere la biblioteca. La tradizione interna della biblioteca è che fu dedicata a Benedetto XIV perché fece costruire lui l'aula magna. Sì, ma allora si riferisce al Papa? Prego? Si riferisce al Papa? Sì, ma te la era cardinale nostro Lambertini, bolognese. Sì, ma l'ha dettata lui, quindi. Sì. Che l'abbia dettata lui, onestamente, non lo so. Ma non si riferisce a se stesso, sarebbe troppo vanitoso. Beh, però viene interpretata sempre... È sbagliato, secondo me è la divinità, l'amplificatore massimo. No, io entro per accrescere le mie conoscenze, ma la verità suprema è Dio. Non può essere altra l'interpretazione corretta. Forse perché lui aveva lasciato la sua biblioteca. Sì, lo so, stava dentro anche la sua biblioteca. Quindi in questo senso era lui che poi ha aumentato il sapere. Ma no, ma la vedi che amplificatori, no? Dativo, a chi? Dedicata questa sala al massimo che ha cresciuto. Non poteva dedicarla a se stesso. Non poteva dedicarlo a se stesso, sarebbe stata una iattanza fuori luogo. Ma che l'avessero messa successivamente, no? Su questo si può fare uno studio. Si può fare uno studio. Sì, sì, per abbiamo sfibrato. Sì, non so se ci sono altri. Ecco, io volevo solo aggiungere, visto che poi in realtà il motivo per cui sono qui è, diciamo, in rappresentanza della IPI, almeno così me l'ha presentata Claudio. Quindi volevo solo fare questa, diciamo, questa considerazione, no? Pochi minuti fa il professor Serai ha usato l'espressione a proposito dei bibliotecari e ha detto insomma una professione diciamo che vive una crisi. Io temo che se guardo a tante vicende degli ultimissimi anni, temo che si possa parlare di una specie di via di estinzione. Spero che questo non succeda, ma guardando per esempio, ecco, è stata nominata Modena ieri, chi dirige la biblioteca estensa di Modena? Non un bibliotecario? No, no. Ma questa è una storia dell'arte, ma non è solo il caso di Modena, cioè gli accorpamenti che sono stati fatti negli ultimi anni fanno sì che biblioteche dirette dai bibliotecari corrono il rischio di diventare l'eccezione piuttosto che... Questo succede nello Stato, ma è successo e succede anche negli enti locali, per esempio, non solo nello Stato. Quindi, voglio dire, intanto, cioè, sicuramente, ecco, per esempio, mettiamoci nei panni di una persona che arriva di prima nomina in una biblioteca, non trova altri bibliotecari, perché nel frattempo il caso di Modena è questo, insomma, non trova altri bibliotecari, perché se nel frattempo sono andati tutti in pensione, e trova che il suo dirigente non è un bibliotecario. Voglio dire, non è... Poi se uno, come dire, ha il fuoco sacro dentro,
se ne trova lo stesso le motivazioni, però il fuoco sacro dentro non è proprio di tutti, ci sono anche le persone normali che in una situazione di questo genere possono o tendere a deprimersi o pensare che, visto che tra l'altro poi nella fattispecie nessuna di quelle due ragazze è di Modena, pensare che questa è una fase transeunta della vita e aspettare il primo treno che passa per andarsene da un'altra parte. E purtroppo, diciamo, questa non è l'eccezione, cioè correre il rischio di diventare un po' la regola, insomma. Io credo che, almeno per quanto riguardato la mia esperienza, insomma, avere avuto intanto, come dire, dei bravi maestri, ma anche, diciamo, delle persone nella professione che mi hanno passato un certo testimone, è stato fondamentale, insomma. Questo purtroppo corre il rischio di mancare, non dico dappertutto, ma in una grossa percentuale di casi, insomma. E in certe situazioni, ecco, prendiamo quella appunto dell'estenza, ormai è tardi, nel senso che ormai è già successo. Sì, ma diciamo, sono tanti i casi, no? Poi in certi casi, vabbè, c'è un unico dirigente bibliotecario che deve dirigere due, tre strutture anche a centinaia di chilometri di distanza, e già quello, insomma, la dice lunga su come, siccome si considerano queste istituzioni, per cui ne puoi prendere due, tre, tanto, insomma, sono così. E poi addirittura, diciamo, visto che lì ormai l'istituto si chiama Gallerie Estense, a Gallerie Estensi, in qualche modo l'Estense viene, diciamo, assimilata a un museo. E questo... Che la negazione, tu giustamente prima hai parlato dell'equivoco dei beni culturali, diciamo, questo è il passo successivo, insomma, no? La musealizzazione della biblioteca, che significa alla fine ucciderla, insomma, cioè è un delitto, diciamo. Ma è uno slittamento voluto, perseguito scientemente. Sì, non è un caso, non è un caso. Latina, Valdense, poi diciamo. Come dire, sullo sfondo c'è sempre l'idea che sì, ha uno spostamento in funzione, in quel caso, del bibliotecario. Poi naturalmente sullo sfondo c'è il discorso, così risparmiamo un po' di stipendi da dirigente, perché alla fine, però ecco, io su questo poi mi taccio, perché penso di dire una cosa sufficientemente inquietante per chiudere questa serata. Ecco, vedere tutto sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici, secondo me è una delle più grandi stupidaggini che possano passare per la mente di un essere umano, perché, diciamo, proviamo a valutare le nostre vite sotto il profilo costi e benefici, forse una metà del genere umano si suiciderebbe il giorno dopo, insomma. Non è possibile vedere tutto sotto il profilo del rapporto costi-benefici. Poi, per carità, l'economia è importante, io penso di avere tutto sommato una mentalità abbastanza pratica, e quando ho fatto il dirigente me la sono cavata nella gestione delle risorse finanziarie, insomma. Però non si può vedere tutto sotto quel profilo, perché ci sono dei costi e dei benefici che non sono valutabili in termini economici, meno che mai in termini monetari. E quindi forse, diciamo, cominciare a pensare che certi paradigmi si possono ribaltare in qualche modo può fornirci uno strumento, come di una specie di salvagente per tentare di sopravvivere. Penso che la professione bibliotecaria, diciamo, è in una fase in cui ha bisogno di questi salvaggetti. Come nasce la riparazione del bibliotecario con tutta la classe di impiegati statali? Ecco, infatti, prima pubblici. C'era l'associazione dei bibliotecari e degli altri. Questa sorta di democratizzazione delle funzioni ha portato fatalmente allo sfinimento della qualità professionale dei bibliotecari. I bibliotecari venivano assunti con esami, concorsi rigorosissimi,
questo da sempre, dal Medioevo in poi, sempre, dall'età moderna, c'è niente da fare. Dovevano conoscere ebraico, greco, latino, cinque lingue straniere e così via, così via. Non dovevano sposarsi, ma poi si è fatta un'eccezione. E poi avevo gli scopatori addetti a pulire la biblioteca. Quel bibliotecario poteva identificarsi, ossia sposare la biblioteca come la sua legittima coniuge, il suo legittimo coniuge. Ma poi, fratturarsi, come non diamo in mano a chi non è chirurgo un bisturi per tagliare la pancia, non possiamo dare in mano una biblioteca a uno storico dell'arte, perché può commettere bestialità. Che libri acquista? Io ho visto anche i bibliotecari che hanno acquistato delle cose paurose, ecco. Questo lo racconto sempre, che la Valiciliana, da un giorno all'altro il direttore deciso che doveva diventare biblioteca dedicata alle scienze sociologiche e psicologiche, una cosa spaventosa. Questo l'hanno fatto i bibliotecari, ma erano i bibliotecari rimediati, quelli dopo la guerra, assunti senza concorsi, molte donne, perché le donne sono diventate direttrici perché gli uomini sono andati in guerra. Questa è la spiegazione. E tutta la classe bibliotecaria italiana si è femminilizzata. Non dico che sia stato un danno che le donne sono meno capaci, ma nel corso dell'ultimo mezzo secolo femminilizzare una professione significava squalificarla. Questo è infatti. Io sarò l'ultimo a negare le capacità delle donne, che sappiamo bene, è inutile che sfondiamo porte aperte. Però è vero, è successo così. Poi non parliamo dei comuni e delle province nelle quali c'è l'intercambiabilità dei bibliotecari con i geometri, con i geometri, con qualunque altro. Ecco, qui deve combattere il principio, questa non è la Emilia. No, è vero. C'è un caso al Forlì. Ah sì, c'è un caso al Forlì. In cui l'AIMI si sta occupando, immagini di manovra che non sono amplissime. Beh, protestare, aprire una realtà. Sì, no, ma diciamo che una delle maggiori occupazioni che ha avuto questo CER, questo comitato di sicurezza, è proprio cercare delle soluzioni a segnalazioni che sono venute di associati, di attacchi di questo tipo alla professionalità, insomma, purtroppo è una delle cose che ci ha tenuto più impegnati. Ma muratori di boschi non si sollevano dai sepolcri, no? Non vengono a ammazzare qualcuno di noi. Vabbè. Io, se non ci sono altre domande, adesso noi vi abbiamo evocato a partire da un libro qui. Consiglio la lettura con quelle chiavi di lettura che abbiamo cercato di darvi. Vedete che ci sono problemi, questioni molto molto più ampie che riguardano la nostra professione, ma riguardano più in generale anche il nostro paese. Io vi ringrazio, questi appuntamenti, come vi dicevo, speriamo a partire da marzo siano regolari su temi diversissimi, poi li annunceremo sul sito, con questa ripartizione. Avete visto perché questo libro sta in una sezione più che patrimonio, idee, perché consente di stimolare molte, infatti abbiamo fatto tante divagazioni sul tema, perché è così. Ce ne saranno altre che affronteranno anche temi di attualità, nei mondi di cui si occupa l'Istituto, quindi nel mondo del patrimonio a tutto tondo, con musei e archivi, nel mondo, come vi dicevo, del paesaggio, e quindi della nostra parte, della nostra anima che si occupa del paesaggio nelle sue varie trasformazioni, e le idee. Lo faremo con seminari, con diverse forme. Nella seconda parte dell'anno stiamo lavorando per avere anche conferenzieri di spessore dell'arte del patrimonio, quindi internazionali,
perché l'anno scorso è stato l'anno europeo del patrimonio, ma la concezione del patrimonio che è passata non è quella propria, stiamo parlando del patrimonio culturale, quindi ci confronteremo anche con altre culture, speriamo naturalmente di attivare un dibattito di cui secondo me c'è bisogno nel nostro, nei nostri ambienti. Grazie a tutti e a presto.